Un vero e proprio supermercato della droga, quello scoperto dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, che hanno effettuato 11 misure di custodia cautelare nei confronti di 11 soggetti, 5 dei quali in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 2 con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Le indagini condotte dai militari del gruppo di Messina e dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Messina traggono origine dagli approfondimenti avviati a seguito dell'arresto. Effettuato il 26 settembre 2018, di due soggetti messinesi sorpresi agli imbarcaderi dei traghetti privati mentre trasportavano oltre 2,400 kg di cocaina ed un modesto quantitativo di hashish sulla rotta dalla Calabria a Messina abilmente occultati nelle fiancate dell'autovettura. Tenuto conto dell'ingente quantitativo di stupefacente sequestrato, dell'elevato grado di purezza pari al 76%, e delle modalità operative adottate nell'occasione dagli arrestati, si riteneva. Come quanto rilevato non fosse considerabile come un episodio isolato, bensì rientrasse in un contesto delinquenziale molto più ampio e che rappresentasse un vero e proprio fenomeno di import di droga nella città messinese. Una droga che non transita più quindi dalla città, ma che rimane e viene distribuita nella città dello stretto, sono state così avviate mirate indagini tecniche che consentivano di disvelare l'esistenza di un'articolata associazione a delinquere finalizzata al traffico dello spazio. Di stupefacenti che aveva la sua base nel rione Giostra di Messina, dotata di stabili canali di approvvigionamento in Calabria, a Catania, nella stessa città dello stretto. A tal fine, perquisizioni ed irruzioni nelle abitazioni di Giostra hanno permesso di sequestrare ulteriori 5 kg di marijuana. Più in particolare, si acquisiva alle indagini come il gruppo criminale investigato, connotato dall'allarmante professionalità e vorticosa ripetitività, avesse impiantato in un'abitazione sita nel rione Giostra di Messina un servizio. Di distribuzione di droga operativo H24, grazie ad un ingegnoso sistema di turnazione tra i partecipi che si alternavano ai padroni di casa. Il capo e promotore era Gaetano Mauro, classe 91, e la consorte Giusi Stracuzzi, oggi destinatari di arresto. Come una normale attività lavorativa, insomma, le indagini svolte alle fiamme gialle hanno documentato frequenti cambi di turno e addirittura il pagamento di emolumenti e accessori per i turni di reperibilità alla stregua di veri e propri dipendenti un vero e proprio supermercato insomma, dello stupefacente per le illecite attività uno spacciatore oggi arrestato percepiva uno stipendio di circa 1200 euro mensili nel corso dell'intera indagine sono stati sequestrati così 2 kg di cocaina oltre 10 kg tra marijuana ed hashish nonché tratti in arresto in flagranza di reato 8 soggetti d'accertati oltre 2500 episodi di spaccio in un periodo breve da novembre 2018 a febbraio 2019 altresì emergendo come alcuni degli indagati vantassero la disposizione di armi da fuoco, insomma, una vorticosa attività di spaccio che in un breve periodo, come quello di sei mesi, ha fatto registrare un Innumerevoli casi. In conclusione, l'attività di oggi costituisce un altro duro colpo alle organizzazioni criminali operanti nel Regione Giostre di Messina, notariamente sotto l'influenza di uno dei clan storici e più strutturati della città, il clan Galli, al quale Gaetano Mauro, classe 91, e figlio più noto del Mauro, classe 58, assassinato il 22 maggio del 2001 in un agguato mafioso, con un colpo alla testa all'incrocio tra Viale Giostre e Viale Regina Elena di Messina, ha dimostrato la capacità di scalare i vertici criminali del clan Galli da parte proprio del Mauro, con il riconoscimento della sua primazia sul territorio da parte dei congiunti diretti del capoclan. Gli arrestati sono Gaetano Mauro, Giacomo Lopresti, Alessio Papale, Giacomo Russo, Domenico Badessa tutti sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere. Domenico Sottile, Carlo Ardizzone, Giussi Stracuzzi e Paolo Di Bella sono stati posti ai domiciliari. Obbligo di firma e quindi di presentazione alla Polizia Giudiziaria per Domenico Papale ed Orazio Margurio più città di transito, ma nucleo centrale del traffico di droga con un doppio canale di approvvigionamento. Sì, un florido mercato eh, che si rifornisce da tradizionali zone di mh, importante traffico di sostanze stupefacenti. Eh, L'indagine ha consentito di accertare che in questo caso gli approvvigionamenti venivano sia dalla Calabria, più segnatamente dal Rosarno che da Catania. È un'indagine conclusa e non c'è ancora in corso certamente. È un'indagine che consente di approfondire alcuni aspetti e alcune posizioni. Certo si può parlare di riorganizzazione del clan di Giostra. E, certamente si può dire che eh, l'attività criminosa in vari settori eh, è ancora molto florida. Il capo dell'organizzazione Gaetano Mauro è uno degli uomini di vertice del clan Galli di Giostra è un personaggio di spessore che eh, si muoveva eh, nel, eh, nella, nel rione di giostra, a lui familiare perché eh, è certamente inserito in un contesto di eh, tradizionale mh, rilievo mafioso. Avete documentato migliaia di... Scambi di, di spaccio nel corso solo di un anno. Abbiamo eh, documentato mh, numerosissimi episodi eh, di, di, di spaccio, sì, nell'arco di un semestre. E alcuni dei quali puntualmente descritti nelle contestazioni che sono state elevate agli indagati perché gli acquirenti sono stati identificati e sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente poco dopo essersi recati nei luoghi dove si verificava lo spazio. Questo numero così elevato fa aumentare l'allarme che anche lei stessa lo scorso anno ha lanciato su Messina come città dove scorrono fiumi di droga. L'allarme c'è, l'allarme è scattato e l'attenzione della procura e degli investigatori è proprio nel... Ehm accertare non solo i canali di approvvigionamento ma proprio la rete di distribuzione e la capillarità di questo, di questo fenomeno. Abbiamo intuito e le indagini ci rafforzano in questo convincimento che la valorizzazione della posizione geografica della città di Messina è, è agevola l'approvvigionamento da più parti e quindi consente di diversificare i rischi di questa impresa mafiosa agendo su più mercati di reperimento. E, e, con una estrema facilità di distribuzione sul territorio. Ha parlato di piazza di spaccio eh, blindata, in che senso? Eh no, io ho detto che è un quartiere inespugnabile eh, quello in cui si svolge questa attività perché eh, nonostante le eh, numerose attività di indagine... Eh, che sono state svolte sia per reati di criminalità organizzata che per reati comuni, che specificamente nel settore degli stupefacenti, rimane sempre un territorio che fornisce, capace di fornire sempre energie nuove al eh, fenomeno criminale. Come sono potute giungere in tribunale a Messina le due donne di Lodi, centro del primo dei focolai italiani di coronavirus, senza essere sottoposte al benché minimo controllo? È qualcosa che deve essere acclarato. Le due signore dovevano testimoniare in un processo. Quando sono scattate le procedure di controllo, le due donne erano già all'interno del tribunale ed in città da tempo. Una delle due, al momento del controllo sanitario, ha presentato qualche linea di febbre. Ambe due sono state sottoposte al tampone. Le due donne sarebbero adesso al policlinico in, isolam in isolamento e sulla loro condizione è posta adesso. La massima attenzione. Una mancanza di informazione ed un ritardo di intervento che lascia senza parole. La foto è stata inviata alla stampa dall'avvocato che ha sollevato il problema. Il comprensorio Lodigiano è da tempo ormai sottoposto a stretta sorveglianza sanitaria da parte della protezione civile e proprio nel giorno in cui arriva l'ennesimo bollettino coronavirus che annuncia 10 vittime in Italia, in Toscana e proprio nel Lodigiano e di casi di contagio salgono a 322 sul territorio nazionale, ricordiamo il terzo Stato per contagio a livello mondiale, ci domandiamo se sia inappropriato, se possa essere facilmente quanto inopportunamente liquidato come allarmismo che un avvocato del foro di Messina Chiede quello che doveva essere appurato per tempo ed avviato da chi è il controllo sanitario cittadino e siciliano in un momento in cui è l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare un'emergenza globale coronavirus. Era giusto fermare l'attività del Tribunale di Messina per accertarsi delle condizioni di salute delle due donne giunte giustamente a testimoniare nel processo pendente, ma non si doveva intervenire prima. Come sono giunte senza alcun controllo in città e da Palazzo Piacentini? E allarmismo chiederselo, o semmai potrebbe essere indice del fatto che qualcosa dovrebbe essere quantomeno ritarato nella gestione della maglia dei controlli anticontagio per coronavirus in sicilia ed in città ed ancora la sospensione dell'attività del tribunale per qualche ora vale la sicurezza della salute pubblica anche nell'interesse delle due donne lodigiane nessuno può essere sottoposto a tampone se non sotto la propria volontà così qualcuno avrebbe detto al legale reo di aver chiesto l'applicazione del protocollo di sicurezza previsto dal governo in questa emergenza coronavirus ma è davvero così Così, in periodi in cui vengono chiusi teatri, università ed interi paesi vengono isolati. Bisogna chiedere il permesso per effettuare un controllo sanitario quando persone provenienti da focolai di contagio si recano in uno dei posti pubblici più affollati di una città. È psicosi chiedere ciò che dovrebbe essere adottato automaticamente ai fini del contenimento di un'epidemia senza precedenti, se non quella della febbre spagnola dei primi del Novecento. La salute è bene primario di cittadini, lo ha detto il Premier Conte. E quelle di cui sopra sono domande che giriamo al sindaco di Messina e all'assessore regionale Razza, così come le giriamo anche al capo della protezione civile Angelo Borrelli, fino al Ministero della Salute e al Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, anche se le misure di intervento presso il Tribunale di Messina con tute anticontagio, mascherine ed isolamento delle due signore al Policlinico di Messina per controlli già rispondono ampiamente alle nostre domande. Tutelare i lavoratori della Messina Social City dotandoli di protezioni individuali adeguate quali mascherine disinfettanti e guanti. E la richiesta che i dirigenti sindacali della FIA del Clara Croce e Luca Gangemi hanno rivolto al sindaco di Messina Cadeno De Luca e al Consiglio di amministrazione della Messina Social City per tutelare non solo gli operatori ma anche i soggetti fragili e particolarmente a rischio che seguono anziani, bambini e disabili. Nessun allarmismo, per carità, spiegano Croce e Gangemi, ma abbiamo il dovere di tutelare nel miglior modo possibile gli operatori dei servizi sociali che ogni giorno sono a contatto con decine di persone, il diffondersi del contagio impone al datore di lavoro e al medico competente la tutela dei dipendenti del cosiddetto rischio biologico in funzione dell'entità del rischio corrente. La FIA chiede così al primo cittadino e ai vertici della Messina Social City un incontro da convocare urgentemente e di avviare delle serie modalità di prevenzione anche in ragione dell'elevatissimo grado di trasmissibilità del virus in questione. Seconda sentenza di condanna per un comportamento antisindacale per il comune di Messina, dopo quella di sabato riguardante un dirigente della WIL, anche il giudice del lavoro, dottoressa Graziella Bellino, ha giudicato illegittimo il trasferimento di un dirigente sindacale del CSA operato senza il preventivo nulla osta del sindacato, che in giudizio è stato rappresentato dall'avvocato Francesco Amalfa. Il comune difeso dall'avvocato Raffaele Tommasini, oltre alla revoca del provvedimento adottato a suo tempo dal segretario direttore generale dottoressa Carruba, è stato condannato Dannato. Al pagamento delle spese processuali, 2.390 euro oltre IVA, CPA e spese generali, alle quali vanno aggiunte le somme destinate al patrocinio legale dell'ente. Una spesa per le casse pubbliche che Palazzo Zanca poteva evitare con un po' di buonsenso. Il CSA aveva infatti preliminarmente invitato il direttore generale al rispetto della normativa, peraltro anche in considerazione delle precarie condizioni di salute della dipendente in questione, venendosi però costretto ad adire le vie giudiziarie a causa dell'irremovibilità del la stessa dottoressa Garrrubba. Quando si è costretti a ricorrere al Tribunale per la difesa dei diritti dei dipendenti del sindacato, commenta il segretario provinciale del CSA Pietro Fotia, a rimetterci è comunque tutto il sistema delle relazioni sindacali che dopo questa sentenza speriamo possa tornare sui binari corretti, conclude il sindacalista. I carabinieri della stazione di Gazzi a Messina hanno arrestato per il reato di violenza sessuale aggravata un 53enne messinese incensurato in esecuzione di ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Messina su richiesta della Procura della Repubblica della città, che ha coordinato le indagini avviate dagli uomini dell'arma a seguito della denuncia della vittima settantenne. Lo scorso 17 febbraio i militari dell'arma sono intervenuti al Policlinico Universitario Gaetano Martino a seguito della segnalazione. Di una donna, ivi recoverata, che riferiva di essere stata vittima di atti sessuali compiuti durante la notte da un infermiere dell'ospedale, le indagini avviate dagli uomini dell'arma, coordinati dall'ufficio di procura, hanno permesso di ricostruire come l'operatore sanitario, infermiere di turno a quel reparto durante la notte, dopo aver somministrato alla donna un farmaco con effetti narcotizzanti, non previsto peraltro nel piano terapeutico della paziente, approfittando così della difesa minorata indotta alla donna, l'avesse molestata sessualmente. Nell'immediatezza dei fatti sono stati sottoposti a sequestro una fiala contenente residui di un farmaco anestetico, rinvenuta all'interno di un contenitore di rifiuti speciali sanitari del reparto e gli indumenti della vittima che presentavano delle tracce biologiche che hanno costituito preciso e puntuale riscontro ai fatti denunciati dalla vittima. È stato così ricostruito un quadro gravemente indiziario a carico dell'uomo che è stato raggiunto dal provvedimento cautelare in carcere con l'accusa pesante di violenza sessuale grave e tradotto così presso la locale casa circondariale. Va evidenziato che tale risultato è stato possibile dalla fiducia riposta dalla vittima nei confronti dell'autorità giudiziaria che ha consentito un rapido intervento a sua tutela. Ingressi bloccati al Mercury Hotel di Palermo, dove si trovano in isolamento la turista bergamasca riscontrata positiva al tampone per il coronavirus, primo caso in sud Italia, e i suoi amici che l'accompagnavano. Ospiti dell'albergo, previsti in arrivo, sono stati dirottati ad altra struttura, ma si apprende che due turisti spagnoli avrebbero lasciato l'albergo senza essere stati avvertiti del caso di coronavirus né essere stati sottoposti a controllo. Un'altra turista della provincia di Como che doveva entrare oggi ha detto che. In hotel sono stati gentilissimi li hanno informati del presunto caso di coronavirus, non abbiamo paura. Ma notiamo che c'è molta confusione. Dichiarano due turisti che provengono da Mestre. Siamo arrivati a Palermo domenica. Oggi, in albergo, ci hanno detto che dovevamo andare via e cercare un'altra sistemazione. Perché qui potevano rimanere solo gli ospiti sottoposti a controllo. Lo dicono due turisti veneziani provenienti da una regione a rischio che erano ospiti dell'hotel Mercure. In hotel è rimasta solo la comitiva della donna ricoverata. Nessuno ci ha fatto il tampone, hanno aggiunto, e ora siamo come delle schegge impazzite che girano per la città non sapendo nemmeno se sono positive al virus. Dove devo andare per l'assegno di disoccupazione agricola? Questi fanno come gli pare, noi non abbiamo tutele. Al lavoro non ti dicono mai niente, devi andare al sindacato. Mi hanno detto che non mi avevano versato i contributi. Mi hanno dato il foglio con le scadenze, ma io non ci capisco nulla. Più tutele. Più assistenza. Più servizi. Da quest'anno, se vai alla FAI CISL per richiedere l'indennità di disoccupazione agricola, grazie al patronato INAS CISL riceverai gratuitamente anche l'estratto conto contributivo INPS. Fai di più, fai CISL, il nostro modo di fare sindacato. Dal 2008 Carpe Diem tramuta il tuo oro ed il tuo argento in denaro contante, con i prezzi più alti di Sicilia e Calabria. Perché sappiamo bene che il tuo oro, il tuo argento, Carpe DM dà sempre massima valutazione per ciò che ti è più prezioso. Carpe DM è il comproro più vicino a te con i suoi quattro punti dislocati in tutta la città. Professionale e con la massima valutazione, Carpe DM è denaro contante. Subito! Dal 2008 Carpe Diem tramuta il tuo oro ed il tuo argento in denaro contante, con i prezzi più alti di Sicilia e Calabria. Perché sappiamo bene che il tuo oro, il tuo argento, Carpe Diem dà sempre massima valutazione per ciò che ti è più prezioso. Carpe Diem è il compro-oro più vicino a te, con i suoi 4 punti dislocati in tutta la città. Professionale e con la massima valutazione, Carpe Diem è denaro contante, subito!